guarda che giornata, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Tutte le volte dico è l'ultima, poi dopo cosa vuoi, la voglia del Garda è troppo forte. Beh, stavolta abbiamo brincato una giornata che è uno spettacolo, l'acqua è limpidissima, fredda ma limpidissima. Oh, male che vada, se anche non prendo niente, sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Guarda che lago lì, eh? Era una vita che non lo vedevo così. Calmo, limpido, bellissimo, non so dove andare, fa niente, comunque si sta benissimo, non fa per niente freddo. Ciao, ciao, tutto bene, ci sentiamo stasera, ciao, o anche oggi. Ciao. Ciao, che dici Atos? Andiamo da qualche parte, non so se andare di là o andare qua Desenzano. Ma no, andiamo di là verso le grotte, che ne so io. Sono indeciso. Proviamo qui dai regazionisti, trainare qua. Boh. Ciao, andiamo, dai. Questi sono tutti neonati, sono a Baffanbrodo. Ah, Dio signore. Bello, bello è andato. Forse è rimasto un piccolo. HD, ma vaffa. E sarà mia persa questi, ma no, questi qui vanno bene a portare nel naviglio, guarda.
Ah, che cavoli, era bello ma si è sganciato. Toh. Questo se non va via. Il passaggio è bello, sembrano anche un po' grandini, boh, vediamo, 45 metri, vediamo, eccoci arrivati. Allora, tu. Questo non è morto, questo è bello, sì. Questo se non va via è bello. Quello perlomeno è a misura. Ui. Sembra veloce anche questo, dai.
Cioè, giusto ti lavi la natatoria e dopo ritorni giù. Oh signore, cioè, è arrivato in fondo, bene, vediamo, dai. Un attimo di pausa, eh sì, non c'è niente sull'eco. Questo sarebbe il pesce persico bello, ma va se la furca. Ciao, facciamo un po' di traina lenta con un pescino e 3 jig. Se c'è qualche persico un po' bello, di solito staziona qui sui 40-44 metri. Una volta si pigliavano, il mio record era 44 centimetri di persico. Niente da fare. Guardalo qua, bello vivo e vegeto. Dopo un'ora di traina è meglio che ce ne andiamo a casa. Sì, qualcuno l'ha morso, ma qualche persichetto di quelli infami, i mignoni.